tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un altro video per quanto riguarda un make up. Vi faccio vedere la nuova capigliatura per quanto riguarda i miei capelli, perché ho deciso di fare la permanente per dare, diciamo, più vitalità ai miei capelli. Allora, quello che vedete è la ricrescita, perché ovviamente chi è parrucchiere lo sa, io non lo sapevo. Avendo questa parte colorata diversamente, nel senso che ci sono più capelli bianchi, automaticamente scoloriva subito la permanente e il colore, ovviamente. E quindi, se voi ci fate caso, ho il colore diverso, perché qui sono molto più chiara. Vabbè, comunque, volevo fare un altro make up per quanto riguarda questa palettina. La scorsa volta abbiamo utilizzato la Amethyst, questa volta voglio utilizzare la Platinum, perché c'è il colore che assomiglia tantissimo a quello di MAC e quindi volevo provarlo assieme a voi. Ovviamente la palettina è questa, questo è soltanto il cartoncino, l'involucro della parte di fuori, e questa è la palettina. Ve la faccio vedere, vabbè, è caduto il fogliettino, e questi sono i colori. Ovviamente, essendo specchiata, non si vedono proprio bene bene i colori. Comunque voglio utilizzare questo qua. Vediamo come possiamo utilizzarlo. Ditemi se vi piace questa inquadratura, perché l'ho fatta un po' più avvicinata, cioè ci siamo avvicinati tantissimo. Allora, io ho appena lavato le spugnette e le strizzo bene bene, anche quella per quanto riguarda gli occhi, che utilizzo questa. Metto il primer, come sempre, questo qui di Revolution. Io lo utilizzo come primer. E lo mettiamo su tutto l'occhio. Poi vado a utilizzare la palettina, questa qui di Nabla, mi piace tantissimo, mi ci trovo bene, e vado a utilizzare i colori più rosati, perché voglio fare una sfumatura più rosa, e quindi utilizzerò quelli più rosati. Devo ancora sistemare i pennelli, perché gli ho dato una pulita, però devo sistemare i pennelli. Allora, vado a prendere il viola, aspetta, ve lo faccio vedere. Vado a prendere questo colore qua, poi in caso vi metterò il nome, e lo metto proprio all'apertura dell'occhio qua sopra, ma già lo metto sfumato. Non voglio fare una cosa troppo particolare, ma finisce sempre così, però di norma non voglio fare una cosa troppo particolare. Oggi è l'anniversario dei miei genitori e quindi voglio, diciamo, sistemarmi un pochettino per questa cosa, perché di solito non mi trucco, non mi sistemo, perché fa caldo, non esco, quindi automaticamente non ho quell'esigenza di truccarmi, perché, cioè, non è che mi trucco soltanto per andare di là. Prima lo facevo, ma perché stavo meglio. Adesso che sono stata un po' abbattuta, adesso sto bene. Adesso che mi sto riprendendo un pochettino, voglio riprendere a truccarmi, a sistemarmi. Anche il fatto di fare i capelli, sapete, quando avete quel desiderio, quel bisogno anche di riprendere la vostra vita. Ecco, faccio una cosa così veloce veloce, proprio perché voglio quel colore su tutto l'occhio. E voglio mettere il rosa, questo qui più chiaro, nella parte di sopra per sfumare questo ombretto, anche se viene molto più colorato.
Poi aggiungeremo il pan. Non vi preoccupate se salite, io avendo un occhio abbastanza grande mi piace certe volte anche abbondare. Speriamo che non si veda lo specchio. Comunque, io ho un difetto, uno, cioè ho vari difetti, però un difetto è da quest'occhio riesco a fare perché essendo destra. Ma se faccio quest'occhio mi viene male, quindi devo guardare da un'altra parte. Quindi ditemi cosa ne pensate dei miei capelli nuovi, se vi piacciono o non vi piacciono, non lo so. Metto il panna sotto l'arcata sopraccigliare. Non lo so. Ditemi, sto sporcando anche il panna. Ditemi cosa ne pensate, se vi piacciono, se mi stanno. Io non è la prima volta che li faccio, esattamente dovrebbe essere la terza volta. La prima avevo 17 anni, sì. La seconda ne avevo 20 e qualcosa, 25, cose del genere. E poi ora che ne ho quando nuova, avete capito quanto è il mio quando nuova, ok, e niente, a me piacciono. Ah, mi sono dimenticata di portarmi la bevanda, vabbè, finita. Allora, andiamo a mettere il colore che abbiamo detto poco fa, quindi questo è bellissimo. Io lo voglio su tutta la palpebra perché poi andrò a mettere un colore, questo qui che è un po' più chiaro, proprio all'inizio dell'occhio. E non mi ricordo che stavo dicendo. Ah, mi sono dimenticata di portarmi l'acqua, come sempre. Cioè, me lo dimentico proprio. Questi ombretti hanno una cremosità pazzesca, vedete, si fanno anche il buchino, non so se si vede, vedete come si rovina, però cioè con le dita non mi piace, mi viene malissimo, quindi vediamo. È bellissimo, bello, veramente bello, ma che bello. In questi giorni dovrebbe arrivare Laura di nuovo. Dobbiamo incontrarci di nuovo. Laura è dal canale La Cucina del Cuore. La cucina del cuore. La cucina. La cucina. La cucina. La sapete la cucina? La cucina. Vabbè, la cucina del cuore. Quindi non vedo l'ora di rincontrarla. Ho visto che si è incontrata con a casa di Picio con Maria. Sono molto contenta. E ci dobbiamo incontrare anche con Irene, che è Irex in the Wonderland o Irex ai fornelli. Non vedo l'ora di vederla anche lei. Sono delle persone che ormai mi sono affezionata in tutto e per tutto, e quindi non vedo l'ora veramente di vederle, di stare un po' con loro. E figuratevi che, essendo che loro sono tutte e tre siciliane, e staremo ovviamente qui vicino, diciamo, le nostre parti, no? E mi stanno portando in un posto dove io non sono mai stata. E quindi è ancora più bello, ancora, ancora più bello, veramente. C'è un vento fuori, c'è caldo dentro, cioè c'è caldo anche fuori, però c'è un vento. Adesso cerco di sistemare qua, tipo, allora cercherò di sistemare proprio nella, diciamo, nella fessuretta, vedete qua, per far sì che l'ombretto si mimetizzi con
con quelle che abbiamo utilizzato di Nabla e si uniscono per diventare un tutt'uno. Io però volevo mettere questi colori, proprio una tragedia. Volevo mettere quella parte iniziale, però forse lo metterò alla fine. Poi volevo un pochettino scurire questo lato, però non so se mettere, cioè a me piace così sinceramente. Credo che lo lascerò così. Vado a mettere il mascara, che mi sa che questo lo dobbiamo buttare. Metterò il mascara di Rude, perché quello di Astra è da un bel po' aperto, e quindi lo voglio buttare, perché non si sa mai. Meglio buttarla un bel po' che aperto. Anche se devo dire che mi sono trovata benissimo con quel mascara, veramente ottimo, ottimo. E quindi adesso mettiamo. Come vi state trovando voi? Vi state truccando? Non vi state truccando? Facciamo così. Siccome perdo tempo, perché passo e ripasso per quanto riguarda le ciglia, metto le ciglia e non lo so, facciamo la base insieme o ve la faccio già trovare pronta. Ci vediamo dopo, lo scoprirete solo vivendo. Ci vediamo dopo. Allora, ho appena fatto la base, e la base l'ho fatta come la scorsa volta, quindi con i prodotti di Nabla, perché mi sono trovata bene, ma vi metterò il video della mia base qua sopra, così potete anche andarla a vedere. Vado a mettere subito i colori che ho appena utilizzato di sotto, nella parte di sotto dell'occhio, quindi andrò a mettere 1 e 1-2 per dare la stessa sfumatura che abbiamo dato nella parte di sopra. Mi piace tantissimo richiamare i due, diciamo, ombretti uguali proprio nella stessa parte. Mi piace tantissimo questo effetto e quindi vado a proporlo di nuovo. Vediamo, cercherò di guardare da questo lato. Mi piace tantissimo, questi due colori abbinati insieme sono bellissimi. Io di solito faccio sempre questo tipo di sfumatura, perché mi piace, proprio mi piace tanto. Ovviamente voi potete farla come volete. Potete sfumare. A me piace l'abbinamento. Voi fate la stessa cosa quando applicate un ombretto, mettete sempre, diciamo, la stessa cosa di sotto, dico. A me piace tanto. Poi voglio mettere questo indaco. Soltanto al centro, vediamo come viene. Allora, vado a mettere un color chiaro. Mi serve un pennellino piccolo. Vado a mettere il color, cioè questo qui mi piace sinceramente, e lo vado a mettere come punto luce, che ha pure dei riflessi duochrome molto molto belli. Dovete stare attenti a toccarli questi, perché si sgretolano. Sono molto molto belli, devo dire la verità, sono molto belli. Ho paura che si sgretolino e quindi vado
vanno tipo sul viso. Molto molto belli. Comunque, a me il risultato sinceramente piace. Voi che dite? Da questo lato ce n'è di più. A me piace il risultato. Ovviamente vi aspetto nei commenti, ditemi cosa ne pensate, se vi piace, non vi piace. Sapete che io di norma il mascara non lo metto nella parte inferiore, però sto mettendo l'Ultra Tech perché è più sottile e riesco a metterlo, perché sennò mi sporco, capito? Cioè mi sporco lo stesso, però con quello mi sporco di più perché è più cicciottello. Poi siccome ho delle ciglia abbastanza lunghe anche nella parte di sotto, sembrano dei ragnetti se voi ci fate caso, quindi non è che mi piace tanto. Vado a mettere Clio Makeup per quanto riguarda il blush e questo è un Cutie Love nella colorazione 01 Sand Rose. E piano piano li prenderò tutti perché mi strapiacciono tantissimo, devo dire la verità, mi piacciono tantissimo. Questo è un color naturale e con questo makeup mi piace. Quando vedete che ne mettete troppo, passate la spugnetta e ammortizzate il tutto. Sapete che mi è mancato tantissimo truccarmi. Non mi ricordo con chi stavo parlando, forse con Eleonora Mocio. Con Eleonora abbiamo parlato che mi mancava tantissimo truccarmi, sistemarmi. Perché ho fatto meno video, infatti ho un sacco di video da fare, alcuni cercherò di farli adesso, gli altri non lo so perché col fatto che non sono stata bene ho un bel po' di acquisti, figuratevi, ho acquisti di Sephora. Prendo l'illuminante highlighter Cosmic Love nella colorazione 02 Aurora. Bellissimo anche questo, veramente ve li consiglio, gli illuminanti di blush di Clio. Poi ovviamente mi sto trattenendo nel fare acquisti perché ho intenzione di prendere il fondotinta, perché ho capito che usciva il fondotinta di Clio, quindi molto curiosa, molto. Quindi non vedo l'ora. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ok, per le labbra andiamo su dei colori abbastanza forti, perché voglio mettere quello più scuro. Io volevo mettere quello più scuro, non lo so, ormai mi sono messa in fissa con questi, però ho anche quelli di Essence. Che devo dire la verità mi stanno piacendo, perché poi purtroppo se avete visto il video mi è caduto a terra uno e si è rotto. Io gli ho messo un po' di colla, però non lo posso nemmeno più dare perché l'avevo messo per darlo, e non lo so, o metto questo, ma credo che sia troppo rosa. Questo credo che sia troppo rosa. E questo è più marroncino. Quale dei due? Quale dei due metto? Quello più rosa o quello più marroncino? O glieli metto tutti e due? Adesso faremo una base. E devo dire che questi rossetti durano, perché io ho fatto una base e sono rimasti lì dove le avevo lasciate. Vabbè, credo che metterò la matita questa qui di Wycon, ma solo se trovo il temperino, perché sennò non posso fare la punta. Temperino trovato, il temperino l'ho trovato. Mi siete mancati tantissimo, cioè mi è mancato tantissimo fare video, ma veramente tanto. Questa è la 04.
Avete preso qualcosa con gli sconti? Io qualcosina ho preso, non le ho prese direttamente allo store perché c'è sempre confusione. Ci sono andata, ho comprato soltanto abbigliamento, le altre cose le ho comprate online. Comunque, metto il rossetto e vengo subito. Allora, bene ragazzi, questo è il risultato finale. Sulle labbra indosso la 04 del Lip Pencil di Wycon, mi piacciono tantissimo queste matite, li vedete spesso nei miei video. E poi ho fatto l'abbinamento tra questi due lip stain di Stay a Matte di Essence. Sono dei liquidi lipstick, durano tantissimo, ve lo assicuro. Ditelo alla tazza del caffè per quanto riguarda mia mamma. Perché non la riuscivo a togliere. Ho messo la 05 che è questa, Date Proof, e la 02 che è questa, è la Duck Face. Quindi questi due è come combo e questo è il risultato. A me devo dire piace tantissimo, scusate per le labbra, so che sono storte, ma li dobbiamo sistemare, ma quando ci riprenderemo li sistemeremo. Niente, questo è tutto per quanto riguarda questo make-up. Ditemi cosa ne pensate, se vi piace, se non vi piace. Scrivetemi nei commenti, io sono molto 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 curiosa di sapere cosa ne pensate, anche per quanto riguarda i miei capelli nuovi. Io vi aspetto ovviamente giù nei commenti e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, sfollicciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!